I've been thinking about you. I've been thinking about you. Ciao a tutti e ciao a tutte e ben arrivate ai nuovi iscritti sul canale. Sono felicissima di finalmente riuscire a girare un nuovo video faccia a faccia, per così dire, dedicato all'utilizzo delle ne e delle erbe tintorie, mia grandissima passione, come ben sapete. Ecco, spero anche di riuscire a essere un po' più costante nel caricare i video, almeno di riuscire a caricare un video a settimana. Comunque, qualora ci fosse un nuovo video sul canale, cercatelo il sabato pomeriggio alle ore 14. Tornando all'argomento di oggi, vorrei parlare di un argomento, come avete già capito anche dal titolo del video, che si tratta del metodo del doppio passaggio, perché in tante di voi che vi approcciate per la prima volta alle erbe tintorie, mi scrivete: ma che cos'è questo doppio passaggio? Quando si fa? Come si fa? In cosa consiste il primo passaggio? In cosa consiste il secondo? E così via. Ebbene, oggi andiamo ad approfondire il tutto per rendere il tutto quanto più chiaro, e anche perché in rete se ne parla in modo molto generale e insomma un principiante non riuscirebbe mai a capacitarsi esattamente di cosa si tratta. Quindi, che cos'è il doppio passaggio? Come presagisce anche il nome, il doppio passaggio consiste in una doppia applicazione di erbe tintorie. La prima applicazione consiste appunto in un trattamento con l'Ausonia Ene Rosso puro. Si fa di solito proprio per uniformare il colore oppure per coprire i capelli bianchi. Mentre il secondo trattamento, quindi la seconda applicazione, il secondo passaggio, si fa con il katam puro, con l'indigo puro, oppure con un mix di erbe tintorie in base insomma al colore che uno desidera ottenere. Quindi questo secondo passaggio definisce poi il colore finale che si otterrà sui capelli. Quando si dovrebbe scegliere di fare il doppio passaggio, che è anche un po' più impegnativo, quindi tutti vorrebbero evitarlo, però ci sono dei casi particolari in cui non si può fare a meno. Se è la prima volta che utilizzi le erbe tintorie e hai uno stacco netto tra la ricrescita e le tue lunghezze che sono colorate chimicamente, il doppio passaggio è necessario proprio per uniformare il colore e ovviare a questo stacco netto. Se hai i capelli grossi, quindi di solito i capelli ricci, alcune tipologie di capelli ricci, il capello è molto grosso, io l'ho visto, tantissime di voi mi avete anche mandato delle foto e insomma ci siamo confrontate sul come fare per riuscire a coprire anche i capelli bianchi. Quello che ho notato è che l'esperienza mi ha insegnato in questi 2 anni in cui ho avuto modo di confrontarmi con voi è che è assolutamente necessario il doppio passaggio, proprio perché il capello grosso di solito è anche meno poroso e oppone un po' di resistenza alla colorazione, quindi l'unico passaggio proprio escluso, purtroppo. È molto soggettivo, lo sapete, quindi prima di prendere per legge quello che dico io, provate sui vostri capelli. Un ultimo caso in cui uno dovrebbe assolutamente prendere in considerazione il doppio passaggio è se si hanno tantissimi capelli bianchi da coprire ed è la prima volta che utilizzate le erbe tintorie. Io lo consiglio sempre quando mi scrivete che insomma siete alle prime armi con le erbe tintorie, è di iniziare con un doppio passaggio, proprio per uniformare intanto il colore che avete attualmente, che sia naturale o che sia appunto un colore chimico, e secondo proprio perché vi assicura anche una copertura perfetta. E poi in seguito, dopo aver fatto appunto questa prima applicazione, potete valutare di provare e di sperimentare vari mix per provare a coprire la vostra ricrescita bianca con un unico passaggio. Io ci riesco perché ho i capelli molto fini, quindi sono anche molto porosi, e con un unico passaggio attualmente riesco tranquillamente a coprire i capelli bianchi. Ma se siete alle prime armi, mi raccomando, iniziate sempre con un doppio passaggio.
Proprio per anticipare un po' le vostre domande e per portarmi avanti, ci sono due casi specifici che sono sicura farà piacere che io approfondissi adesso qui. Ossia, i capelli neri si possono ottenere con il doppio passaggio. Non ci sono scorciatoie per ottenerli con un unico passaggio se avete i capelli bianchi. Quindi se hai una ricrescita bianca e desideri ottenere un capello nero, un colore nero, devi per forza passare per il passaggio, prima applicazione Lausonia, tempo di posa 3 ore e mezza, secondo passaggio Katam oppure Indigo, tempo di posa all'incirca 2 ore, oppure puoi smorzare e non avere nessun tipo di riflesso sui tuoi capelli e utilizzare l'AMLA in un ulteriore impacco proprio per spegnere qualsiasi tipo di riflesso. Ne ho parlato approfonditamente di come ottenere il colore nero sui tuoi capelli in un articolo sul mio blog, vi lascio il link per chi fosse interessato. Nel caso in cui però i tuoi capelli naturali sono un castano medio chiaro, io ho avuto il piacere di conoscere Irene, la cui foto vi lascio per vedere il risultato stupendo che è riuscita a ottenere con esclusivamente l'applicazione frequente di Indigo sui suoi capelli, ripeto, non bianchi, quindi non ha ricrescita bianca, non ha capelli bianchi, sui suoi capelli che sono un castano medio chiaro. Purtroppo non riusciva a trovarmi delle foto di quando appunto aveva ancora il suo colore naturale, perché risaliva a qualche buon anno fa, però insomma quando ha la ricrescita si vede che è chiara. Quello che insomma il succo del mio discorso adesso era che praticamente alla faccia di chi dice che le erbe tintorie scaricano, ecco, il suo bellissimo, stupendo colore nero che ho ottenuto sui suoi capelli castano medio chiari è il risultato di applicazioni di esclusivamente Indigo, quindi niente Lausonia. Indigo che nel tempo ha stratificato, e fatto sta che ottiene questo bellissimo colore molto carico e molto intenso. Qualora tu desiderassi ottenere un colore castano, che può essere castano mogano, che può essere castano nocciola, che può essere castano castagna, che può essere un castano scuro, una volta fatta il passaggio con la Lausonia per coprire i capelli bianchi, quindi dopo 3 di posa con la Lausonia, si fa il risciacquo, e se si ha tempo, vi consiglio di farlo nello stesso giorno, cioè dedicate una mezza mattinata in cui fate 3 ore e mezza di Lausonia e poi un paio di ore del vostro mix preferito. Io, come sapete, ho già dedicato un video alle varie percentuali e sul blog c'è proprio un articolo dedicato con tantissimi esempi del prima e del dopo con varie percentuali su vari tipi di capelli, quindi vi invito a visitare e leggere questo articolo se avete bisogno di trovare dei mix che potrebbero andare bene per i vostri capelli. Quindi, tornando insomma al discorso di prima, per ottenere un castano su dei capelli bianchi, facendo sempre il doppio passaggio, si fa prima la Lausonia e in secondo momento il mix preferito, quindi non applicate il Katam puro oppure l'Indigo puro, ma applicate appunto il mix che preparate appositamente per smorzare i toni rossi e per ottenere il castano che desiderate. Tornando, perché mi sono dimenticata di dirvelo, nel caso del Katam o dell'Indigo, l'ho detto e qui lo ridico perché a volte sfugge come informazione, sia il Katam che l'Indigo hanno una consistenza molto grumosa, quindi può risultare difficile da applicare perché tende a cadere a pezzetti, quindi non è la qualità che è scadente, è proprio l'erba che è diversa dalla consistenza che può dare l'acacia oppure la Lausonia. Per ovviare a questa difficoltà nell'applicare il Katam puro oppure l'Indigo puro, io vi consiglio di aggiungere alla polvere di Katam oppure di Indigo del gel di semi di lino. Ho condiviso da poco con voi anche il facilissimo tutorial
sul come ottenere appunto a casa velocemente il gel di semi di lino e volendo proprio per migliorare la spalmabilità potete aggiungere una piccolissima percentuale, un 10% di casea oppure di lausonia a questo secondo passaggio proprio per riuscire a stenderlo senza grandi difficoltà. Ovviamente mi raccomando, dopo l'impacco che avete fatto con le erbe tintorie, non dimenticatevi che è assolutamente necessario fare un risciacquo acido. Di questo ne ho parlato, penso, un mesetto fa. Vi lascio il link al tutorial. Sono sicura che vi tornerà utile se non ne avete mai sentito parlare o non l'avete ancora mai fatto. Tutto qui, spero che il video vi sia tornato utile, come sempre. Se così fosse, grazie se volete lasciare anche il pollicione in su sotto il video e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!